Chicco Blengini nella sua Torino. Adesso un po' d'emozione ce l'avrai. Ma no, in realtà collegato alla città no, nel senso che si stenterà a crederlo, ma è sincerità. È una città in questo momento, la città è relativa, nel senso siamo nelle finali, stiamo pensando molto a giocare, alla pallavolo, alla squadra, alle squadre avversarie e quindi viviamo molto palazzetto e hotel, quindi essere a Torino è un'idea, no? In realtà si è in campo e quindi insomma siamo contenti di essere qua, ma dall'inizio non ci guardiamo indietro, guardiamo quello che ci deve succedere oggi e a quello che dobbiamo fare ogni singolo giorno. Ecco, la Serbia, diciamo la più italiana di queste squadre, soprattutto perché moltissime hanno giocato o giocano tuttora nel nostro campionato, un vantaggio o uno svantaggio? Ma credo che un po' tutte queste squadre qua, a parte un po' la Russia, siano piene di giocatori che riempono i nostri club, dico fortunatamente, a dimostrazione che abbiamo un campionato straordinario, molto, molto ricco di grandi campioni, e gli stessi campioni poi dopo per la loro nazionale, giocando per la loro nazionale, ne ovviamente determinano i risultati. Sono qua alle finali, quindi questo indica la qualità e la bontà dei giocatori, non solo che sono presenti nelle varie squadre nazionali, ma che anche riempiono il nostro campionato. La Serbia è una di quelle che ha più giocatori impegnati nel nostro campionato, sono giocatori di qualità, giocatori esperti, abituati a giocare partite importanti, e chiaramente, ma non è una novità, questo fa di loro una squadra molto forte. Un'ultima domanda veloce d'obbligo: le condizioni della squadra a livello fisico? No, io credo che compatibilmente con un torneo lungo e complicato siano in linea con quello che era la previsione, nel senso che chiaramente la somma, sono già state fatte 8 partite, la somma, la stanchezza sia fisica che mentale si accumula, però questo vale per noi come vale per gli altri, quindi insomma direi che al momento stiamo abbastanza bene.